Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Li portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, quale significato storico e pastorale per questo Vangelo ascoltato? Nella maggior parte dei casi, soprattutto se si tratta di persone anziane, è un problema di sordità. E allora non si può che avere tolleranza e comprensione, anche perché prima o dopo tutti passeremo attraverso quella porta che ci introduce nella stanza dell'isolamento e pian piano alla solitudine e sofferenza. Ma la sordità ha mille sfaccettature. Non c'è solamente la sordità acustica o fisica, di fronte alla quale possiamo fare poco. Esiste anche una sordità, potremmo dire, etica, comportamentale, che è quella per mezzo della quale si evita di ascoltare, di sentire, di entrare in contatto con gli altri e in molti casi è una scelta volontaria. E allora, quale difficoltà nell'ascolto? Perché fa tanto fatica ascoltare? Monsignor Secce ha scritto una lettera pastorale: Ascolta, popolo mio. Ed è proprio questo che ci permette di ascoltare una persona che ci richiama a determinate cose. E allora alziamo la voce. Non si vuole proseguire una discussione ascoltando ragionevolmente l'altro. E allora si alza la voce nella speranza di chiuderla lì. A volte si parla e si urla più perché si dà fastidio, baccano e rumore. Ma c'è un'altra sordità, quella del silenzio interiore. In ogni caso, il parlare in maniera forte e spropositata altro non è che un modo di parlare in maniera scorretta, legata all'incapacità e all'impossibilità di ascoltare, di udire. La sordità era ciò che affliggeva il sordomuto guarito da Gesù nel Vangelo di oggi. Sappiamo bene che è uno sordo dalla nascita, difficilmente riesce a parlare e a esprimersi in maniera corretta. Ed è il caso di questo sordomuto, descritto dall'Evangelista come uno che ha difficoltà, sarebbe la traduzione più esatta, che richiama soprattutto la sua incapacità a parlare normalmente, conseguenza ovviamente della sua sordità. Per questo il soggetto cui Gesù aprirà bocca e orecchi non è che uno dei tanti malati guariti miracolosamente da Gesù, ma è simbolo dell'uomo che sbraita, che sbiascica parole, che parla confusamente e senza senso, incapace, insomma, a parlare in maniera normale perché è incapace di ascoltare. E allora c'è anche un significato simbolico? C'è poco da fare. Quell'effatà, apriti, che Gesù pronuncia sul sordomuto e che la Chiesa pronuncia simbolicamente su ogni cristiano all'inizio della nostra storia di fede nel rito del battesimo, altro non è se non l'invito, l'esortazione a metterci in ascolto, prima ancora di ogni tentativo di parola, perché se non ascoltiamo correttamente non possiamo pretendere di parlare altrettanto correttamente. Pensiamo, ogni volta che ci viene voglia di alzare la voce o di affermare con forza certe posizioni,
convinti di possedere la verità in mano, c'è solo una verità, cari fratelli e sorelle, quella del Dio fatto uomo, l'unico capace di fare bene ogni cosa. A tutti buona domenica di pace.